A parte che non c'è da chiesa, no? Lo davvero non me lo è, ma... stasera, c'è una bella sorpresa. Ma lo voglio vivo, eh? Ma quanto hai ammazzato con il tempo, non c'è... Bravo, ti sei svegliato. Mica siamo qua per fare ninna nanna. Guardate che vi sbagliate. Io vi volevo aiutare. Ci sta aiutando. Avanti, rinfrescati lei. Dicono che è andato via stamattina presto. Forse è scappato. Tu che ne sai qualcosa? Che cosa ne so? So che dobbiamo cercare i soldi. Perché quello, per smuovere tutto questo gran casino, deve aver fatto un colpo troppo grosso. Sì. Questa sera. Sì, il cavallo domani torna a casa. Qua ci sono i soldi. Puliti. Questo è quello che mi hai chiesto, peraltro. Grazie. C'è la luna nel pozzo, accanto al diavolo. Vuole dire morte. Morte per una persona vera. Se questo lo seguiamo con la moto e poi ci spariamo un tiesa, non è più semplice. Il tipo si chiama Alfonso Beretta. Lavorava in un casinò di Atlantic City. Il Tangerine Dream, da cui è scomparso improvvisamente. Deve aver utilizzato dei documenti falsi per spostarsi in America e poi in Italia. Da Genova ha spedito un baule qui in Sicilia e poi è venuto a morire al porto. Dobbiamo seguire quel baule. Tenete. Perché? Ma c'è una scaramanzia. Voi non ci crederete, ma mi ricordate una persona? Una persona? Chi? Non è una persona. Mica scemo il contabile. Angelo, ti devo parlare. Io se non mi ammazzo. Tu la sai tutta la storia, vero? Sale, va. Senti, sto cercando uno nuovo, uno che non si è mai visto da queste parti. Lei non si è fatto più sentire, ero anche preoccupata. Stasera ho un battesimo. Comunque ha fatto bene a venire qua, eh? Abbiamo stanze bellissime. Ti ho portato quello che mi hai chiesto. Questo è quello che vuoi diventare. Ecco, c'è l'arma pulita. Sono entrate tre persone a cercarla. Due riconosco e sono pericolosi. Il terzo, un americano credo, se n'è andato senza pagare. Volevo solo concludere una faccenda, ma non so, forse potresti occuparvene voi per me. Io? Perché? Così. È verificato il padrone di tua figlia. Che ti frutta i sinamici. Che cazzo dice?